Buonasera, ben ritrovati al Caffè 900 di Business 24, dove raccontiamo le storie degli imprenditori italiani di successo. In questa puntata, che abbiamo dedicato alla provincia di Monza e Brianza, scopriremo alcune realtà di eccellenza. Vediamo quali. Confezioni Tutal, Freccia Inox, Elisis, Velcro, Dozio, Eurodesa, Berti. La nostra pianista è già al lavoro con la sua splendida musica, allora cominciamo a far entrare subito il primo ospite. Lo abbiamo detto tante volte a Caffè 900 quanto è importante la protezione e la sicurezza sul lavoro, non ci stanchiamo mai di dirlo. Vogliamo tornare su questo argomento con un'azienda di Giussano, in provincia di Monza Brianza, che si chiama Confezioni Tutal. Ne parla con noi il direttore commerciale Paolo Piagnani. Buonasera. Grazie per essere in nostra compagnia, Piagnani. Grazie a lei. E spieghiamo da subito di che cosa si occupa Confezioni Tutal. Confezioni Tutal si occupa di abbigliamento. Produce abbigliamento da oltre 50 anni, abbigliamento professionale. Il nostro fondatore, attuale presidente, Italo Guanzirolli, ha creato appunto oltre 50 anni fa questa struttura produttiva mirata appunto a vestire le persone che sono nel mondo del lavoro. Da lì nasce anche il nome Tutal. Tutte abiti lavoro. Ecco, quindi questo è anche il significato. Che tipi di settore fornite? Noi serviamo tutti, devo dire. Non c'è un settore che non abbiamo servito in tutti questi anni, dalla chimica, la farmaceutica, la meccanica, chi ne ha più ne mette, diciamo. Ecco. Nel tempo sono ovviamente cambiate anche le tipologie, perché mentre prima si parlava di un dispositivo semplice, di protezione semplice, adesso si parla di dispositivo di protezione individuale, con categorie di rischio e di classi di rischio. Diverse. La produzione di questi capi come funziona? Funziona che da noi partono praticamente la parte della commessa, da parte di un cliente che ci richiede una tipologia di abbigliamento. Noi abbiamo i plotter, abbiamo diciamo, la sala grafica dello studio del modello, dopodiché viene eseguito il taglio del tessuto impiegato e la confezione e quello che riguarda poi il controllo di qualità e la personalizzazione e tutt'altro. Tutta la filiera. Quindi. Tutta la filiera, sì. E dalla produzione alla vendita. Assolutamente sì. Bene, senza passaggi intermedi. Ci sono dei progetti nel futuro di Confezioni Tutal che lei vede? Sì, diciamo che è molto impegnativo il discorso di protezione, come dicevo prima. Batto su questo tasto, a parte che è anche attuale, perché è molto importante la sicurezza del lavoro. Quindi questi, diciamo, certificati che abbiamo ottenuto nel tempo sono ogni mese vengono praticamente resi sempre più performanti e quindi ci richiede un impegno notevole per stare dietro appunto a queste certificazioni. La protezione sul lavoro quanto è importante in Italia secondo lei oggi? È fondamentale. Le aziende rimaste in Italia purtroppo ahimè sono costretti, devo dire anche a giusta ragione, adeguarsi alle normative europee a questo punto e quindi avere il massimo della protezione per far sì che il dipendente o la persona che appunto lavora sia protetta in tutto. Dicevamo prima avete ottenuto già da diversi anni tutte le certificazioni possibili e immaginabili. Immaginabili, sì. Una in particolare che mi sta più a cuore è l'abbigliamento per protezione della motoseghe, cioè per quanto riguarda la forestale, gente che è abituata a vigili il fuoco, gente che è abituata a lavorare, a disboscare, a usare
appunto le motoseghe, abbiamo un abbigliamento antitaglio per questo. Uno dei macchinari più pericolosi. Assolutamente nella sua, sì. Manualità. Manualità, è un categoria 3, quindi il massimo è proprio massimo. Benissimo, va bene. Allora io direi che è tutto, ringrazio Paolo Piagnani della Confezioni Tuta, il direttore commerciale. Direttore commerciale. Di Confezioni Tuta, per essere stato con noi. Io ringrazio lei. Se la sicurezza è importante anche magari nell'ambito della ristorazione, per esempio, con il prossimo ospite parleremo proprio di fornitura di apparecchiature e attrezzi per la ristorazione. Parliamo adesso del settore della ristorazione in Italia, davvero molto importante. Lo facciamo con un'azienda che si occupa di vendere attrezzature per questo settore, si chiama Freccia Inox, e sono con noi Alan Regazzo, buonasera. Buonasera a lei. E la dottoressa Silvia Gandini. Grazie, buonasera. A entrambi per essere in nostra compagnia. Allora chiedo di cominciare proprio a Regazzo per quanto riguarda la storia, la nascita di questa azienda. Beh, allora, l'azienda Freccia Inox nasce nel 2010 da un'idea nel voler sfruttare il mezzo di comunicazione più importante, più potente e presente oggi sul mercato, che è quello di internet, associato all'esperienza maturata nel campo della ristorazione, appunto, da parte del titolare, quale tengo un po' a, diciamo, a sottolinearlo, il papà, che mi ha trasmesso, diciamo, questa passione. E niente, nacque questa idea di sfruttare appunto questo portale, vedendo, diciamo, l'innovazione e la richiesta che oggigiorno si presenta sul mercato di questi nuovi mercati, e in particolare, diciamo, il settore e-commerce. Quindi è una vendita, diciamo, online tramite questo online, portale, sì, non avete dei rappresentanti. Non abbiamo agenti di zona, non abbiamo rappresentanti. E questo è un bel risparmio anche, diciamo, per i vostri clienti. Assolutissimamente. Dottoressa Gandini, invece, vediamo quello che è, secondo voi, il punto forte o i punti forti. I punti di forza della nostra azienda sono la velocità e la qualità. Non a caso il nome Freccia Inox è stato scelto per infondere questo credo. Siamo un'azienda giovane, dinamica, alla quale il cliente si può rivolgere per richiedere tutti i prodotti necessari alla propria ristorazione. Il cliente può trovare quindi prodotto, qualità, e abbiamo uno showroom espositivo nel quale è possibile vedere, toccare con mano quello che sono i prodotti che commercializziamo e che produciamo. Allora ragazzo, è un settore in crescita questo? Assolutissimamente, se basta pensare, diciamo, a dei siti internet quali eBay, Amazon, Zalando, che sono siti internet di compravendita di attrezzature, di accessoristica di diverso genere, che nel corso del tempo si stanno sempre di più confermando sia sul territorio italiano che anche sul territorio, diciamo, europeo. Da ciò avete preso cosa? Diciamo la sapienza e l'esperienza associata, diciamo, all'innovazione. Perfetto. Silvia Gandini, ci sono nostri telespettatori che magari sono in procinto o hanno un sogno: aprire un ristorante, aprire una pizzeria. Voi cosa potete fare per loro? Possiamo offrire qualsiasi tipo di servizio. Possiamo creare un preventivo ad hoc partendo da una semplice piantina, arrivando quindi ad arredare un intero locale. Si possono rivolgere a noi tutti questi clienti che necessitano di ampliare il proprio progetto di ristorazione, implementando all'interno della cucina cucine, friggitrici, fry top e elementi neutri. Come riuscite a servire tutta Italia? Possiamo servire tutta Italia grazie ai 3 trasportatori di cui disponiamo. Abbiamo un magazzino con prodotti in pronta consegna e nelle 72 ore dall'ordine è possibile evaderlo e raggiungere direttamente il cliente. Alan Regazzo, invece, 30 secondi, neanche, progetti per il futuro. Ma progetti per il futuro è confermare, diciamo, il lavoro che abbiamo effettuato in questi 4 anni, che è, diciamo, parla in numeri alla mano. Abbiamo fornito più di 4.500 realtà,
Questo ci fa ben sperare per il futuro, perché ogni anno siamo in crescendo e il progetto, diciamo, è quello di cercare di andare a insediare i paesi europei proponendo la nostra realtà e-commerce anche appunto negli altri stati limitrofi al nostro. Perfetto, grazie allora ad Alan Regazzo e a Silvia Gandini. Grazie a lei. Per essere stati in loro compagnia, in nostra compagnia qui a Caffè 900. Loro sono Freccia Inox, settore ristorazione, attrezzature per questo settore. Adesso a Caffè 900 andiamo avanti, perché se con questi ragazzi abbiamo parlato di attrezzature, chissà quanta elettronica molto spesso contengono. Col prossimo ospite, Elisis, parleremo proprio di elettronica. Atigel è l'unità produttiva di gelati in Ponso. Immersa nel verde dei campi, ai confini del paese, Atigel è una società che nasce artigianalmente negli anni 50. Atigel è leader nella produzione di ghiaccioli e produce coni gelato, biscotto gelato e varie tipologie di ricoperti al cioccolato. L'obiettivo del suo fondatore, il dottor Cavallari Dante, e dei suoi attuali eredi è sempre stato l'impiego di ingredienti naturali nazionali per la produzione di un prodotto di qualità e la ricerca di nuove proposte con tecnologie di trasformazione all'avanguardia. Atigel, l'eccellenza italiana del gelato di qualità. Antares SRL nasce nel 2009 dalla passione del titolare per il settore investigativo. L'attività prevalente riguarda casi di infedeltà coniugale, assenteismo dei lavoratori, controllo di minori, recupero crediti. La società si avvale delle più moderne e sofisticate tecnologie, nonché di personale altamente qualificato. La sede principale è ubicata nella zona industriale di Padova, altra in ambito nazionale, ed una filiale a New York. L'azienda Levorato Abrasivi SRL è un'azienda che nasce nel 2006 per volontà dei fratelli Levorato Nicola e Luca, che con un'esperienza di più di 25 anni nel settore degli abrasivi hanno saputo rispondere in maniera immediata e precisa alle esigenze del mercato. Con l'entrata di un nuovo socio, signor Pavan Jordan, l'azienda si propone come partner in grado di rispondere a qualsiasi esigenza del cliente con soluzioni che spianino la strada al business del cliente. La Semaforica, sistemi per la gestione del traffico. La Semaforica, traffic solution for a better life. Lo studio Geometra Giacon nasce dalla volontà del geometra Roberto Giacon di fondare una struttura professionale in grado di poter soddisfare le diverse richieste dei propri clienti, spaziando a 360 gradi sul panorama consulenziale mediante accordi paritetici con altri liberi professionisti e società che operano nei campi dei servizi di consulenza organizzativa e tecnica sul territorio nazionale, creando così una fusione di diverse esperienze nell'ottica di una sinergia rivolta fornire ai clienti un servizio completo e di qualità, garantendo prezzi altamente competitivi. Buonasera, ben ritrovati al Caffè 900 di Business 24, dove raccontiamo le storie degli imprenditori italiani di successo. In questa puntata, che abbiamo dedicato alla provincia di Monza e Brianza, scopriremo alcune realtà di eccellenza. Vediamo quali. Confezioni Tutal, Freccia Inox, Elisis, Velcro, Dozio, Eurodesa,
Berti. La nostra pianista è già al lavoro con la sua splendida musica, allora cominciamo a far entrare subito il primo ospite. Lo abbiamo detto tante volte a Caffè 900 quanto importante la protezione e la sicurezza sul lavoro, non ci stanchiamo mai di dirlo. Vogliamo tornare su questo argomento con un'azienda di Giussano, in provincia di Monza Brianza, che si chiama Confezioni Tutal. Ne parla con noi il direttore commerciale Paolo Piagnani. Buonasera. Grazie per essere in nostra compagnia, Piagnani. Grazie a lei. E spieghiamo da subito di che cosa si occupa Confezioni Tutal. Confezioni Tutal si occupa di abbigliamento, produce abbigliamento da oltre 50 anni, abbigliamento professionale. Il nostro fondatore, attuale presidente, Italo Guanziroli, ha creato appunto oltre 50 anni fa questa struttura produttiva mirata appunto a vestire le persone che sono nel mondo del lavoro. Da lì nasce anche il nome Tutal, tute, abiti, lavoro. Ecco, quindi questo è anche il significato. Che tipi di settore fornite? Noi serviamo tutti, devo dire. Non c'è un settore che non abbiamo servito in tutti questi anni, dalla chimica, la farmaceutica, la meccanica, chi ne ha più ne mette, diciamo. Ecco. Nel tempo sono ovviamente cambiate anche le tipologie, perché mentre prima si parlava di un dispositivo semplice, di protezione semplice, adesso si parla di dispositivo di protezione individuale con categorie di rischio e di classi di rischio. Diverse. Diverse, sì. La produzione di questi capi come funziona? Funziona che da noi partono praticamente la parte della commessa, da parte di un cliente che ci richiede una tipologia di abbigliamento. Noi abbiamo i plotter, abbiamo, diciamo, la sala grafica dello studio del modello, dopodiché viene eseguito il taglio del tessuto impiegato e la confezione e quello che riguarda poi il controllo di qualità e la personalizzazione e tutt'altro. Tutta la filiera. Quindi. Tutta la filiera, sì. E dalla produzione alla vendita. Assolutamente sì. Bene, senza passaggi intermedi. Ci sono dei progetti nel futuro di Confezioni Tutal che lei vede? Sì, diciamo che è molto impegnativo il discorso di protezione, come dicevo prima. Batto su questo tasto, a parte che è anche attuale, perché è molto importante la sicurezza del lavoro. Quindi questi, diciamo, certificati che abbiamo ottenuto nel tempo, sono ogni mese vengono praticamente resi sempre più performanti e quindi ci richiede un impegno notevole per stare dietro appunto a queste certificazioni. La protezione sul lavoro, quanto è importante in Italia secondo lei oggi? È fondamentale. Le aziende rimaste in Italia, purtroppo, ahimè, sono costretti, devo dire anche a giusta ragione, adeguarsi alle normative europee a questo punto e quindi avere il massimo della protezione per far sì che il dipendente o la persona che appunto lavora sia protetta in tutto. Dicevamo prima, avete ottenuto già da diversi anni tutte le certificazioni possibili e immaginabili. Immaginabili, sì. Una in particolare che mi sta più a cuore è l'abbigliamento per protezione della motoseghe, cioè per quanto riguarda la forestale, gente che vigila il fuoco, gente che è abituata a lavorare, disboscare, usare appunto le motoseghe, abbiamo un abbigliamento antitaglio per questo. In maniera originale, soluzioni che non sono mai state usate in quell'ambito, o inventarsene di nuove, o avere proprio l'idea di un nuovo prodotto. Ecco, tutto quello che è nuovo si può considerare, secondo me, innovazione. Certo, non è un confine così netto, però... Però c'è. Ci sono delle soddisfazioni in questo lavoro? Le soddisfazioni sono quando si raggiunge il risultato, quando si parte con un'idea e non si sa assolutamente, non c'è la certezza di riuscire a realizzarla, e però poi quando questa idea diventa un oggetto reale, funzionante, che produce dei benefici, quindi la soddisfazione è grande, ripaga dei sacrifici fatti in termini di stress, di preoccupazioni per non riuscire a stare nei tempi, nei costi. Ecco, ci sono dei progetti nel futuro per Elisis? Sì, Elisis sta cercando di sviluppare dei prodotti propri, quindi non più solo progetti per terzi,
ma riuscire a fare progetti nuovi in settori strani. Diciamo che uno dei compiti di Alisis è mettere elettronica dove normalmente non c'è, quindi dagli articoli sportivi alla meccanica. Certo, tante nuove applicazioni per sì. Questa azienda tutta italiana, Alisis. Grazie all'ingegner Carlo Moroni per essere stato con noi. Grazie a voi. E da così tante belle idee, tra poco raccontiamo, proprio adesso anzi, la storia di una idea davvero brillante, quella del velcro. Nell'abbigliamento, nei tendaggi, nei prodotti, negli apparati medicali e in tante altre cose c'è un piccolo e semplice oggetto che usiamo nella vita quotidiana. È il velcro. Questo prodotto ha preso il nome dall'azienda che l'ha inventato. Abbiamo il piacere e l'onore di avere ospite con noi proprio la Velcro Italia, il signor Enzo Ricci. Buonasera. Buonasera. Grazie per essere con noi. E grazie dell'invito. Intanto il suo ruolo in azienda? Sono direttore generale di Velcro Italia. Quindi direttore generale di Velcro Italia, questa azienda che appunto ha brevettato questo sistema di chiusura. Che cos'è Velcro e chi è Velcro Italia? Allora, Velcro innanzitutto è un marchio, un brand che raggruppa tutti i prodotti, i sistemi di chiusura e di fissaggio della nostra gamma, e nonché il nome dell'azienda Velcro. Ecco, come nasce questa chiusura? Questa chiusura nasce in un modo abbastanza curioso, nasce dall'invenzione e dall'intuizione, prima dell'invenzione, di un ingegnere svizzero nel lontano 1941. Questo signore Giorgio Mestral amava passeggiare col proprio cane nei boschi e, tornando a casa, si accorse di avere dei fiori di bardana agganciati sia al pelo del cane che alle proprie calze di lana. A questo punto, incuriosito, li esaminò al microscopio, cominciò a studiarli e si accorse che su questi fiori erano dotati di piccolissimi ma resistenti uncini. E da lì la genialità, penso, la sua idea di sviluppare un sistema di chiusura che utilizzasse lo stesso principio della natura. L'Independent lo ha recensito come una delle 100 invenzioni più importanti di sempre, di cui non si può fare a meno, ma il mondo dei prodotti velcro è molto più ampio. Assolutamente, assolutamente sì, la gamma di prodotti è vastissima, copre centinaia di diversi segmenti di mercato e, per esempio, partendo dal construction al packaging, abbigliamento, banalmente, abbigliamento, calzatura, personal care, che vuol dire principalmente pannolino per bambini, al medicale, quindi all'ortopedia, diagnosi, chirurgia, al consumer, quindi un'ampia gamma di prodotti che si possono trovare nelle catene fai da te, bricolage, giardinaggio. E davvero tanti settori. Enzo Ricci, quanto conta per voi l'innovazione? L'innovazione per noi è strategica, è fondamentale, è la base della nostra crescita, del nostro sviluppo, sia nei nuovi mercati che nelle nuove applicazioni. Velcro detiene più di 400 brevetti attivi e sviluppa circa 2 o 3 nuovi brevetti ogni mese, e questo ci permette di affrontare sempre mercati nuovi e situazioni nuove. Ad esempio, in
ultimamente ci troviamo molto in sintonia con i temi di Expo 2015, che è ambiente, alimentazione e salute, in quanto stiamo sviluppando prodotti che sono biodegradabili. Quindi anche rispettosi della rispettosi natura, dell'ambiente. Ricci, come state vivendo questo momento di crisi? Diciamo che la crisi grande del 2008-2009 non ci ha colto completamente impreparati, ma è stata sicuramente inaspettata nella velocità. I volumi del nostro core business sono crollati del 30-40% immediatamente ed abbiamo sopperito questo grazie a un cambiamento culturale, un solido strategic business plan approvato da tutto il management aziendale e dal board, e con un cambiamento culturale, un approccio diverso al mercato e soprattutto concentrandosi, creando noi stessi nuove applicazioni e nuovo mercato. Questo ci ha permesso non solo di recuperare quanto perso nei mercati tradizionali causa la crisi, ma di crescere nelle famose double digits, che è un must per le aziende americane. Benissimo, allora grazie al direttore generale di Velcro Italia, Enzo Ricci. Grazie a lei. Grazie per essere stato in nostra compagnia. E adesso Ricci, qui a Caffè 900, deve sapere che sta per arrivare un altro ospite. Cambiamo decisamente argomento, abbiamo parlato del prodotto Velcro, adesso parliamo di qualcosa che sale molto molto in alto con braccia meccaniche potenti, le piattaforme aeree. Modelleria Zuin. Offriamo strumenti e soluzioni high-tech per realizzare progetti quasi dell'altro mondo. Berto SRL. Forniture industriali. 60 anni di esperienza e marchi leader nel mercato, per dare solo il meglio ai nostri clienti. Perché scegliere SIOS? Per la qualità, per la professionalità, per la capacità di sviluppare progetti ad hoc insieme al cliente. Perché scegliere GSIOS? Per gestire le attività aziendali in cloud, è multiditta, multifiliale, multilingua. Perché scegliere Casa di Fata? Perché è un negozio online completo. SIOS, sviluppo web, internet provider. Clinit è un'azienda di servizi di pulizia che vi offre un'organizzazione dinamica e moderna. Laviamo i vostri pannelli fotovoltaici e o solari mediante l'uso dell'acqua osmonizzata, cioè privata di qualsiasi elemento che possa lasciare traccia. Per i pavimenti esterni disponiamo di vari tipi di trattamenti a impregnazione, con vari effetti di finitura. Per le pavimentazioni interne possiamo intervenire con levigature, lucidature, sia che si tratti di pavimenti lapidei, legno o artificiali. Se foste interessati, possiamo fissare un appuntamento senza impegno. Carni Bonetto SRL, produzione e salumi tipici veneti, Loreggia, Padova. Carni
Bonetto SRL, produzione e salumi tipici veneti, Loreggia, Padova. Afonica progetta e realizza cabine insonorizzate ed accessori per sale prova motori. I prodotti Afonica sono nati dalla pluriennale esperienza maturata negli ambiti industriale, automotive e dell'acustica, in stretta collaborazione con chi i banchi prova li usa tutti i giorni. Afonica non è pertanto frutto di improvvisazione, ma di paziente lavoro di sviluppo e ricerca dell'optimum applicando l'ingegneria ad ogni singolo dettaglio. Materiale antinfortunistico certificato, con un catalogo completo di tutte le risposte per ogni esigenza operativa. Abbiamo individuato i fornitori più affidabili per darti un'ottima selezione di capi per l'utilizzo professionale. Nella nostra offerta disponiamo di tutto il materiale pensato per la tua promozione aziendale. Personalizziamo i prodotti da te scelti con il tuo logo. E a Natale eccoci pronti con le strenne natalizie più ricercate. Per tutti i nuovi clienti sconto di benvenuto del 10% su ogni ordine fino a fine anno. Vieni a visitarci sul nostro sito al www.cstosetto.it. Davanti alla facciata di un palazzo si erge un altissimo braccio meccanico. È una situazione che abbiamo visto tutti quotidianamente, sono piattaforme aeree. C'è un'azienda in provincia di Monza e Brianza che noleggia questi macchinari e si chiama Berti. È con noi il titolare Carlo Berti, buonasera. Buonasera. Grazie per essere in nostra compagnia. Grazie, grazie a voi dell'invito. Sono macchinari straordinari, anche molto grandi e molto imponenti, che voi noleggiate, immagino anche per agevolare economicamente i vostri clienti. Esatto, sì. Lo sviluppo proprio delle piattaforme aeree è nato proprio per questo concetto, quello di rendere disponibili delle attrezzature per eseguire dei lavori in quota, per ridurre i tempi di intervento nel caso appunto in cui le riparazioni siano riparazioni identificate in un punto preciso dell'edificio o dell'impianto industriale. Quanto costerebbe acquistarla anziché noleggiarla per un vostro cliente? Decisamente molto, nel senso che i prezzi delle attrezzature vanno dai, l'attrezzatura più piccola può avere un prezzo di 10.000 euro fino ad arrivare anche al milione di euro. Le tariffe giornaliere sono decisamente molto scontate, certo, in rapporto al costo d'acquisto del macchinario. Quindi il noleggio è un'ottima soluzione, un'ottima soluzione. Con poche centinaia di euro si riesce ad eseguire un lavoro dove magari l'utilizzo del ponteggio andrebbe poi a incidere tantissimo sul costo complessivo. È un'azienda con poca esperienza o forse invece con tanta storia? L'azienda è un'azienda trentennale, nata appunto nel 1984, dove l'introduzione di queste macchine nel settore sia manutentivo del settore edilizio che industriale non conosceva le caratteristiche tecniche, le capacità efficaci di queste macchine. Nell'84 è nata appunto tramite un'idea di mio padre e il nostro apporto come fratelli, perché oggi noi siamo, la società è fatta da noi fratelli, che siamo tre fratelli in cui gestiscono l'azienda. Ci sono varie soluzioni di noleggio, varie tipologie? Esistono varie tipologie, la tipologia è quella, una prima di noleggio a caldo, quindi noleggio con conduttore, la macchina parte dal magazzino con il nostro autista ed esegue il lavoro in cantiere. La seconda tipologia sono macchine invece che vengono concesse in uso al cliente, la macchina viene comunque consegnata da nostri automezzi presso il cantiere definito dal cliente. E quindi queste sono due modalità di noleggio. Di utilizzo. Avete una sede molto importante, molto grande. Sì, abbiamo la sede principale, quella di Concorezzo, una sede con una superficie di 4.000 metri quadri, adibita deposito, magazzino e officina di riparazioni.
Lì ha poi sede anche gli uffici principali dove gestiamo le prenotazioni e le consegne delle macchine. Queste macchine, Berti, le può guidare chiunque o serve della formazione? Queste macchine, come da decreto legislativo del Ministero del Lavoro, ha decretato il fatto che oggi per specifica attrezzatura di lavoro serve un'abilitazione specifica. Quindi anche nel caso delle piattaforme aeree le persone che vengono adibite all'uso della macchina devono avere un'abilitazione specifica. Noi da circa 2 anni tramite una società di formazione a livello internazionale, si chiama IPAF, riusciamo ad erogare questi corsi in accordo a quello che è stato poi decretato dal decreto Stato-Regione relativamente proprio all'abilitazione. Le vostre attrezzature sono delle marche più importanti, ma il tempo purtroppo stringe e invito anzi i nostri telespettatori a visitare il vostro sito, che è ampiamente illustrato anche da questo punto di vista, anche per quanto riguarda le importanti certificazioni di qualità che avete ottenuto e dimostrano la vostra serietà. Io faccio i complimenti al signor Carlo Berti della Berti Piattaforma Aeree per essere stato in nostra compagnia. Grazie a lei sempre per l'invito. Grazie per la sua disponibilità. Apriamo il sipario, anzi sarebbe più il caso di dire apriamo la tenda sul prossimo ospite, perché è una ditta che si occupa della produzione di bacchette per le tende, un oggetto che tutti noi abbiamo in casa. Allora ce ne parla la ditta Dozio, che si trova a Veduggio in provincia di Monza e Brianza. Roberto Dozio, buonasera. Buonasera. Grazie per essere con noi. Queste bacchette per le tende, cosa sono e come nasce la vostra storia? La nostra storia nasce nel 1965, parecchi anni fa, ad opera di mio papà e dei suoi fratelli. Quindi è un discorso di intraprendenza di quegli anni, il boom economico. Rilevano un macchinario da un'azienda locale che produce tubi, un macchinario che produce tubi leggeri da utilizzare in campo casalingo. È il primo passo per realizzare la bacchetta per tende. Che cosa sono queste bacchette? La bacchetta è un mezzo particolare per sostenere la tenda da porre alle finestre, ai nostri infissi. Abbiamo le bacchettine di carattere classico, quelle economiche tanto per intenderci, e bacchettine di una fascia più alta che uniscono al discorso pratico anche un discorso di decoro. Ha tanti nomi poi anche. Ha tanti nomi, bacchetta, astina, bastoncino per tende. In Francia la chiamano brisbis, è un nome che è un po' particolare. Bene, molto elegante naturalmente. Sì. Abbiamo parlato prima di questi piccoli tubicini, spieghiamo come si produce. Sì, si parte da un nastrino di acciaio dolce che attraverso una profilatrice rulli si realizza un tubo, il quale passa poi in un'altra macchina che ha il compito di rivestirlo con materiale plastico, e questo tubo così plastificato viene raffreddato e poi tagliato per mezzo di un macchinario particolare. Si realizzano questi tubetti tagliati a misura che poi passano nel reparto di assemblaggio, dove a seconda dei modelli, in modo manuale o automatizzato, viene prodotta la bacchettina. E infine si passa poi alla fase del packaging per consentire la vendita del prodotto stesso. Ci sono modelli poi anche di fascia alta, più belli esteticamente. Esatto, richiedono anche un'attenzione maggiore e vengono realizzati proprio per considerare la bacchettina come elemento di arredo. Oltre al discorso funzionale, deve essere anche elemento di arredo. Estetico. Queste bacchette dove si possono comprare, per chi non lo sapesse? Si acquistano nei negozi di ferramenta, quelli che troviamo nei nostri paesi, tanto per intenderci, anche nei piccoli centri, nelle mercerie, nei colorifici e naturalmente nei grandi centri del fai da te, della grande distribuzione. Siete nati, Dozio, nel 1965, quindi facendo due conti, l'anno prossimo è il vostro anniversario. Verissimo, 50 anni,
di cui siamo molto orgogliosi. Dobbiamo ringraziare appunto i nostri genitori che hanno avviato l'attività. I vostri clienti anche. I nostri clienti sicuramente e forse anche un pochino noi stessi, perché certo, se siamo riusciti a fidelizzare i clienti e a soddisfarli, dobbiamo essere contenti. Cosa ci può essere nel futuro secondo lei per l'Adozio? Nel futuro dell'Adozio confidiamo di mantenere la nostra attività. Non è un discorso scontato, specialmente in questo periodo di difficoltà, quindi mantenere l'attività consentendo sempre di produrre nella maniera ottimale. È un prodotto che vendete solo in Italia o anche all'estero? No, vendiamo anche all'estero in alcuni paesi europei, sì. Germania per esempio? Francia, Inghilterra e anche altri paesi dell'est. Bene, quindi una realtà italiana di eccellenza, ancora una volta che la nostra redazione ha scoperto, e vi faccio i complimenti a Roberto Dozio. Sì, grazie per mille. Il suo lavoro. E adesso andiamo avanti con un altro ospite che sta per arrivare, sempre dal territorio di Monza e Brianza. Scopriamo insieme di che cosa si occupa. Quando si tratta di cibo non c'è da scherzare, è questo lo slogan un po' provocatorio ma sicuramente sincero e reale della Eurodesa, che è l'ospite che abbiamo scelto per parlare del settore alimentare, un'azienda di Lazzate in provincia di Monza e Brianza. È con noi il dottor Gianluca Santoro. Buonasera. Grazie buonasera per essere in nostra compagnia. Voi vi occupate di distribuzione di prodotti alimentari per la ristorazione. Perfettamente. La nostra società, l'Eurodesa, è una società relativamente recente che però fonda le nostre radici in un'azienda che ha ben 40 anni di esperienza. È nata nel 1965 dalla intraprendenza di mio padre e di un suo fratello, perché per passione, diciamo, nel commercio di alimentare all'ingrosso hanno incominciato con la vendita dell'olio e della pasta. Ecco, lei dice relativamente recente perché poi c'è stato un cambio di passo. Esatto, noi praticamente abbiamo nel tempo stratificato una certa esperienza che, arrivata alla fine della prima generazione, ci ha portato con la seconda generazione a fare il cambio di passo. Questo è il passo relativamente recente. Quali sono i prodotti che distribuite? Pomodori, carciofi, le olive, tutte conserve, surgelati, quello che può essere utile per il settore Horeca, quindi ristorazione, pizzerie, questo tipo di prodotti. Quindi molto spesso in un ristorante, una pizzeria, si sta mangiando un prodotto vostro prodotto. Eurodesa, ecco. Beh, nelle migliori delle ipotesi, se andate a mangiare nei migliori ristoranti e pizzerie, certamente sì. Le faccio un esempio. Prego. Noi abbiamo la possibilità di indicarvi delle pizzerie che nella realizzazione della pizza con le acciughe utilizzano un'acciuga spagnola, cantabrica, che è una delle migliori acciughe al mondo e sono commercializzate da pochissime aziende in Italia. Questo è un esempio di come noi concepiamo il prodotto. Quindi solo il meglio, semplicemente. Diciamo senza compromessi, anche se riusciamo a ottenere dei prezzi piuttosto contenuti, perché è un'azienda familiare che conta numerosi collaboratori, però si rivolge ad aziende piccole, artigianali, e che comunque riescono a lavorare con un surplus sicuramente più contenuto e con un prodotto selezionato e ricercato. Che tipo di vendita è? Una vendita diretta? Ci sono dei passaggi? Allora, è una vendita che viene effettuata direttamente e diciamo che il nostro miglior modo di effettuare pubblicità è lo scambio parola, il prodotto. Praticamente noi siamo contattati di frequente da amici di clienti, proprio perché è difficile sul mercato trovare in particolare alcuni prodotti tipo il pomodoro di qualità. Sono prodotti che oramai hanno raggiunto un grado di standardizzazione enorme, vengono venduti in passato mischiati con prodotti spesso anche provenienti dalla Cina piuttosto che da altri paesi. Ecco, modo di lavorare ci consente di dare un gusto, ma soprattutto al cliente finale, che diventa poi quello che comanda all'interno del ristorante. Quindi il professionista che assembla e che ricerca una materia di una certa qualità e non vuole spendere troppo, si può rivolgere sicuramente a noi. E questa è la vostra filosofia? Questa è una filosofia ereditata, pensiamo, vincente. Oggi abbiamo un risultato interessante e possiamo vantare alcuni
tra i migliori ristoranti e pizzerie di Milano. Sicuramente il successo non è un risultato dovuto alla improvvisazione. E in 40 anni si sono stratificati contatti. Le faccio un esempio: noi abbiamo un laboratorio dove ogni volta che arriva un prodotto, e i nostri prodotti sono spesso a marchio Eurodesa, vengono controllati, verificati con la presenza di tutta la famiglia dei nostri collaboratori, per provarne e testarne direttamente tutte le proprietà, dalla proprietà visiva, organolettica e anche al gusto, perché poi alla fine non ci sono trucchi. Uno spaghetto al pomodoro richiede sempre e solo un buon pomodoro e una pasta di qualità. Certo, e questa è la cosa più bella della cucina italiana anche e soprattutto, ma non solo. Esattamente. Grazie allora alla Eurodesa, Gianluca Santoro. Grazie a voi. Grazie per essere stato in nostra compagnia. E se anche voi avete da raccontare, volete raccontare la storia del vostro lavoro, il vostro mestiere, vi invito a scrivere alle nostre email per proporvi come ospiti alla nostra redazione. Ringrazio Canale Italia per averci ospitato nei suoi studi, tutto il nostro staff tecnico, la redazione, naturalmente tutti voi per aver seguito anche questa puntata. Se andate sulle nostre pagine Facebook e Twitter trovate tutti gli appuntamenti del Caffè 900 di Business 24. Allora vi invito a ritornare nuovamente in questo luogo dove gli imprenditori raccontano le loro storie di successo e di pervicacia in un momento non certo facile della situazione economica in Italia. Un buon proseguimento di serata a tutti voi con i programmi e con la programmazione di Canale Italia. Arrivederci, a presto.